Belve, io sono Guada. Io sono Matte. E io sono Rudos. Benvenuti al Karma Show. Ebbene sì, Belve, il momento è giunto. In questo video, come avete letto dal titolo, ricostruiremo il panda armato che avete visto in questo mini video. E che puoi uscire dalle rotonde un po' come cazzo di paratè. E che ci segue dall'inizio di questa mega avventura. Sapete che vi vogliamo bene e che in ogni contenuto cerchiamo sempre di superarci, ma ci siamo chiesti, cos'è che possiamo fare in più per i nostri iscritti? C'è qualcosa che veramente ancora nessuno ha fatto e che noi possiamo fare per voi? E la risposta, Belve, è arrivata prepotente come il braccio di The Rock in Fast and Furious. Vi regaliamo il panda armato! Con l'aiuto di Simone Racing creeremo un secondo panda armato, più epico e con addirittura più modifiche del primo. E una volta finito, lo porteremo personalmente a uno di voi. Ammetto di essere davvero troppo contento. Finalmente riusciamo a portare su YouTube Italia Motori un contenuto che nessuno, ma proprio nessuno, aveva ancora portato. Credo. L'ospite di oggi è... Passione Motori! Oh, shit! Passion! Ma quindi c'è proprio i primissimi, cioè una bella idea, complimenti, bravi! Gamatti, dai che si scherza, Passion! Ovviamente ci siamo solo ispirati alla sua serie del BMW, che se non l'avete ancora vista andatela subito a vedere, il link in descrizione. Sì, sì, no, vai tra, non è un problema. Il problema è, cioè, oggi cos'è che dobbiamo fare? Allora, come base abbiamo preso una fantastica panda 1000 Fire e suddivideremo i lavori di modifica in tre fasi principali. Io mi occuperò della parte estetica, quindi car wrapping, sistemo i paraurti e aggiungeremo anche qualche particolare decorativo. Mentre il buon Rudos si occuperà della parte elettrica, quindi userà bare LED, fari LED e altre chicche interessanti. Cioè, quindi a noi rimane meccanica e accessori, tutto noi. E alla fine del video ovviamente arriverà la parte più interessante, quella che tutti volete vedere, ossia quella dove vi regaliamo il panda armato. Prima di cominciare però vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di seguirci su Instagram qui, in mezzo ai pitini di Passion, proprio qua. E di guardare qui, perché c'è il tasto like e vi consiglio di premerlo fortissimo. Detto questo, signori, inizia lo show! Allora, adesso ditemi nei commenti se c'è almeno uno di voi che non ha mai sognato di entrare in un magazzino del genere e prendere tutto quello che vuole, tipo Paese dei Balocchi, bellissimo. Stiamo partendo benissimo perché possiamo prendere praticamente tutto quello che vogliamo. Io non so, tutti sono lì che cercano dei gran pezzi di auto, accessori, eccetera. L'unica cosa che mi interessa è cercare un posto dove trazionare violento, perché oggi c'ho il dorso caldo, ragazzi. Facciamoci serie, ragazzi, l'epicità del panda armato originale non si può raggiungere, ma con tutti i pezzi che stiamo montando su questo nuovo panda armato forse ci andremo vicino. Signori, andiamo? Pronti? Iniziamo? A sto punto direi di iniziare con la parte di wrapping. La macchina è già nera, ragazzi. Merito di questo signore, autoaccessori Zanzelli. Matteo ci darà una mano con questa parte, molto molto complicata. Per fare prima sui tempi, ragazzi, Rudy ha già preparato tutti i pezzi mimetici rispecchiando esattamente il vecchio panda armato. Quindi vi farò dare una mano da Matteo, io posizionerò il pezzo, glielo tengo fermo e lui andrà solo ad applicare. Questa collaborazione con i ragazzi è abbastanza interessante perché ho sempre visto distruggere le cose nei video sui loro canali, invece oggi dobbiamo creare qualcosa che a fine video non esploderà. Allora, stiamo scaldando la pellicola perché scaldandosi aderisce molto meglio, cioè chi produce pellicole dice che proprio chimicamente si adagia in maniera diversa. Peccato che in questo magazzino non ci siano dei motori completi, perché avevo già una mezza idea di swapparci un RB26 sopra questo pandino che lo impennavamo. Ok, allora adesso prendiamo giù i pezzi che montiamo io e te. Sì. Allora, filtro a cono, ok? Abbiamo qua i distanziali che sono questi due. Sì. Poi abbiamo le lampadine, abbiamo, ok, i paraurti che sono nella ruota di il calcio traino. Io direi che questo qua. Ok, dovremmo avere volante. Il volante, bravissimo. Vai, Passion, a te. Pompo? Sì, sì. È già posizionato? Sì, è già giusto. Tiriamo sulla macchina per cambiare le fucking tassellate. Sì, 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 ok. Puntiamo la ruota, tiro più su, perché poi tasselli dietro. Si alza.
Io sono abituato con le gomme della mia macchina da drift, che sono molto molto pesanti, ed è incredibile quanta differenza ci sia fra queste del Panda Armato e la mia. Sono leggerissime, vanno su con due dita. Che spettacolo. Sicuro che è stata la beta a catalogo, c'ha scatafrido. Esatto. Qua non puoi neanche meglio. Allora adesso andiamo a forare qua sul cofano per l'ingresso dei quattro forellini del fanale. Questo sarà l'effetto. Quindi dopo andremo ad adagiare i nostri farettini, dopo imbullonari e dopo fissari. Rispetto al primo Panda Armato sono cambiate tante cose, ragazzi. Quando c'è la varpare una superficie curva, i miei assi nella manica sono aumentati. Ora non temo più un c***o. Ormai si sa, ragazzi, varpare una macchina non è facile, soprattutto se non fai corsi o roba del genere. Ma quest'anno ho fatto un po' di pratica per conto mio, per cui non dovrei avere particolari problemi. Sicuramente stare qui con i ragazzi è un'esperienza nuova, è un mix tra un set cinematografico e un'officina. Ed è anche divertente perché partono certe imprecazioni particolari. Bello, molto bello. Torno al lavoro, ciao. Qua inseriamo il farettimenti, pensate un po' meno precisi, ma ci c'è tanto. Guarda che bello. Bulloncini che escono, qua andiamo a chiudere e il faretto le fissè. E dopo... Che belli. Raga, sta venendo bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Cioè, perché nel primo non avevamo il passion, per quello. Adesso abbiamo il passion, mi è perfetto. È più bello. Le tassellate su una Panda, sinceramente, non le avevo mai viste. E mi è ancora più strano averle in mano e montarcele sopra. Sì, con sta scusa che tanto la regaliamo, possiamo anche mandarla via senza freni. Abbiamo anche questo. Però l'ho già mollato. Micro brugola per cavare sta merda tutta qua e ci siamo. Come cazzo vi siete... Come troviamo la sera? Ah, uno sopra, uno sotto. No, come vi siete conosciuti e avete iniziato a lavorare insieme? Da sempre. E un giorno avete detto, vogliamo diventare ricchi. Esatto. Facciamo qualcosa. Non ci siamo riusciti. Allora ho detto, consoliamoci spaccando le macchine. Ok. Non ci consoliamo perché paghiamo i soldi che volevamo fare. Spaccarli. Prova. Stiamo a spiegare ai nostri fan. Abbiamo montato, è venuta una cagata. Abbiamo smontato perché giustamente. Sai che ci siamo. Va bene, grande passion. In veste di meccanico mi fa impazzire. Grande passion. A posto con il montaggio dei faretti. Quindi adesso prendiamo i vari impianti elettrici di ogni faretto che escono con più e meno. Andiamo sotto al cofano e andiamo a mettere in parallelo praticamente tutto l'impianto dei faretti anteriori. Andiamo a prendere più meno, andiamo a mettere tutto in parallelo e scendiamo a batteria. E dopo andremo a fare l'impiantino della batteria. Ok, è arrivato il momento, ragazzi, in cui montiamo il fantastico pomello del camion, anche perché questo è una c***a. Il buon passion farà l'unboxing di questo oggetto. Sì, vai. Solitamente questo genere di tuning lo vedo un po' come una giargianata, però devo dire che la sfera di Dragon Ball sul Panda Armato, tutto sommato, ha il suo perché. E questo? Sparo le onde energetiche dal culo. Questo è il toolkit per montarlo. Perfetto. Dai, montiamolo. Allora, se no, come dice il buon Alan, andiamo di pinza e spacchiamo tutto. Mi sa. Sono sicuro che non sia il metodo più adatto, ma sono sicuro sia quello giusto in questo momento. Sì. Perché volano le madonne, fruttissimo. Che praticamente abbiamo segato via metà macchina. Questa è una lega speciale di metallo e bestemmie. Ah, ok. Indistruttibili. Test. Sono davvero contento che ci sia Passione Motori con noi oggi. L'abbiamo scelto perché è un po' in linea con quello che facciamo noi. Veramente, veramente forte e con del gusto. Grande passion. Senti Rudy, ma raccontami un po', com'è che è nato sto Panda Armato? Vai. Sai che non lo so, tutto è nato senza creare quell'hype. Cioè, il Panda Armato non doveva essere così hyposo. Ok, ma proprio per niente. Non era una roba famosa, ma che zero. Doveva essere famosa. Era zero. Tuo, volevi fare il c***o. A caso, poi abbiamo detto, boh, sta nascendo un bel progetto, mettiamo le lampade, dobbiamo fare tutto il resto. Abbiamo trovato un nostro amico, distrutta, ragazzi, incidentata da paura, infatti tutta raddrizzata. Certo. Allora abbiamo detto, io e Matte, brappiamo a caso e proviamo a fare una merda. Abbiamo preso dei pezzi a caso di grigio e nero, abbiamo speso 300 euro di pellicola ed è venuto fuori così. E abbiamo detto, così è nato il pandino. E oggi, perché c'è la gemellina, che verrà sparsa in tutta l'Italietta, perché verrà regalata. Qua avremo il più meno per i fari anteriori, quindi avremo un più interrotto all'interno della macchina, ma è un semplice impianto in parallelo, molto facile, da batteria. Bye bye, bellissimo. Eccolo. Ok, ci vuole il cacciatiri. Sì. No, sai che ha un mini brugolino. Non aspira più. Non troppo. Lo chiudo.
Ammetto che a livello di cablaggi pensavo fosse un po' più semplice, avevo optato per un impianto molto facile in parallelo, però la dimensione dei cavi e altri particolari sono un pelo complicati, ma risolviamo in fretta. Signori, ultimo pezzo, vediamo di non fare cappello. Ho cercato di rispecchiare il più possibile l'originale e dopo guardiamo insieme i risultati, io sono molto ma molto contento. Dai, ci siamo, manca poco. Una volta fatto il cablaggio, poi molto professionale, vedi questi palocchi di... Questi due hanno il meno invertito, quindi accendi un attimo, guarda, scusa. Quindi si accendono solo questi due e non questi due centrali. Non so cosa fare, vecchio, voglio morire. Adesso se tu vieni da questo lato a vedere cosa sta succedendo, vecchio, sembra l'impianto della Beghelli. Questi fari sono davvero una figata, sono l'evoluzione dei fari che avevamo precedentemente montato sul panda armato e sono davvero carini, un po' più piccolini ma davvero simpatici. Siccome il faro così è un po' troppo normale, mi sono inventato una cosa, adesso guardate, con della pellicola nera. Ma ancora non è entrato tutto, madonna! Chiaramente ragazzi non poteva mancare il taglio del paraurti posteriore, necessario affinché si possa arrivare con le mani a prenderla dal telaio e poterla staccare da terra. Sembra una panda rialzata. Il motivo è molto semplice, abbiamo segato il paraurti perché così è troppo spesso, ragazzi, non ci piaceva. Per fare gli stacchi da terra si prende ancora meglio. Adesso riapriamo il cablaggio qua davanti perché bisogna invertire due poli di due cablaggini. Porca roba. Sai che in alternata non fa niente. No, scherzo. Avevo un insegnante di sostegno elementare, calma, raga. Avevo un insegnante di sostegno. Udi, andiamo a pezzo. Insegnante, dai, insegnante. Dai, insegnante. Cioè, non insegnare, ma. Ok, provate a girarmi il tastino che vediamo se tutto funziona. Non va. Perché è giallo? Oh. Perché è giallo? Per essere. No. Raga, ma che c***o fanno quelle luci, prima gialle poi bianche, ammetto che non so che cosa stia succedendo. È molto bello. Calma, ammetto che non me l'aspettavo. Riesci a darci una giustificazione? Neanche io. Forse se gli dai un amperaggio diverso cambia colore. Uno. Troviamo il rosso. Niente, io direi che li chiudiamo gialli. Da oggi, hai i faretti gialli. Ah, nel sito metti, in base a come li monti cambiano. Stiamo forando per montare la bara LED, che sarà l'ultima modifica di questa panda, poi è pronta. Vedete la lampada? Montare i lampadi. Quello che mi ha stupito del risultato finale è che è veramente identico, soprattutto le grafiche esterne, al panda armato originale. Come immaginavo, il panda armato 2.0 è venuto incredibile, ha un'estetica fantastica, è piena di pezzi e accessori incredibili, una vera chicca targata Fiat. Davvero pazzesca la somiglianza tra i due panda armati. Ammetto che le lavorazioni erano praticamente similari, perché facendo uno e facendo l'altro abbiamo praticamente fatto le stesse identiche cose, ma in questo ci abbiamo messo particolarmente cura. Ok Belvi, il lavoro duro è stato fatto, contenti? Dai. E ora finalmente vi sveleremo come ottenere il panda armato 2.0. Dovete pagare? No, dovete iscrivervi a robe strane, complicate? No, dovete compilare moduli di sti No, iscrivetevi e mettete like, non per vincere la panda, ma solo perché sennò vi spacco che guarda, mi viene la vena grossa che mi viene, capito? Semplicemente noi fra esattamente 7 giorni selezioneremo su YouTube Studio dall'elenco degli iscritti al nostro canale uno di voi e gli regaleremo il panda armato.
Successivamente pubblicheremo su Instagram una foto col vincitore. Aspetteremo una sua risposta. In caso contrario sceglieremo un'altra persona. Se il vincitore accetterà l'onore di possedere il panda armato, glielo consegneremo personalmente noi quattro e faremo un video dedicato della consegna. Bene, se non siete ancora parte della famiglia, vi invito a iscrivervi qua sotto, esattamente qui, per non perdervi nessun nostro contenuto futuro. Se avete una macchina vecchia di cui volete disfarvi e volete vederla testata qui al Karma Show, scriveteci su Instagram o alla mail che trovate in descrizione. Ci tengo personalmente a ringraziare a nome di tutta la squadra Alan di Simoni Racing per la disponibilità del suo capannone, per i materiali, per tutto quanto, è una persona veramente squisita. Un ringraziamento va anche al Passion Motors. Speriamo in futuro di riuscire a collaborare di nuovo con lui. E a proposito di collaborazioni future, come ci sarà la serie del Drift sul mio canale, parteciperete con le vostre auto. Proveremo a fare cose nuove. Quindi rimanete connessi perché pubblicheremo il video di consegna della macchina, sarà molto simpatico. E detto questo, signori, ci vediamo in un prossimo video. Bella rega!